Ciao a tutti! Allora, è un sacco strano tornare qua su YouTube, rifare il mio magico saluto, essere di nuovo la Martina YouTuber con la partecipazione di Stormy, il mio cane. Sì, perché ho comprato un cane, solo che ovviamente non avendo fatto video questa cosa non la potrete sapere, a meno che non mi seguite su Instagram, su entrambi i miei profili che vi lascio giù nell'info box. Allora, sono struccata, ho solo i capelli che sono andata al parrucchiere e quindi sono già più in ordine, più carina. E ho deciso di fare questo video molto scialla, struccata così, perché voglio che sia proprio un colloquio tra di noi in cui interagiamo e chiacchieriamo insieme. Chiesto a voi su Instagram, sul mio secondo profilo, di farmi delle domande a cui poi avrei risposto in un video su YouTube. Quindi appunto io proprio che sia un colloquio in cui appunto noi chiacchieriamo insieme e quindi volevo essere molto semplice a questo sapone e molto tranquilla, proprio come stessi parlando davvero con delle mie amiche. E quindi niente, direi di iniziare. La prima domanda me la fa Fede Sorrentino che mi dice: ti spaventi iniziare questa nuova esperienza come l'università? Sì, mi spaventa iniziare l'università perché rappresenta qualcosa di nuovo. Sono una persona abbastanza abitudinaria. Di conseguenza, iniziare qualcosa di nuovo, di totalmente diverso, mi spaventa non poco. Soprattutto perché questa è proprio una scelta concreta che ho preso nella mia vita della serie. Ok, ho scelto cose che voglio fare da grande e quindi sì, mi spaventa, non è stato facile, tanto che il cane va avanti e dietro e farà sicuramente rumore, quindi se sentite rumori è il cane. Maledizziamo YouTube. Rieccoci, si sperano in un ambiente un po' più tranquillo. È ovvio che mi spaventa, proprio perché diciamo che la scuola è sempre stato il mio posto sicuro della serie. Ok, dopo l'estate cosa faccio? Vado a scuola a settembre. Medie, liceo, elementari. È sempre stato un luogo sicuro della serie. Io devo fare questo e basta. Adesso inizierò un percorso totalmente nuovo. Ovviamente è difficile, mi mette ansia, ma allo stesso tempo spero andrà bene e sono felice perché studio qualcosa che mi interessa. A differenza magari del liceo, medie, elementari, che devi studiare tutte le materie, anche ovviamente quelle che non ti piacciono, qui invece no, c'è proprio un settore che a te interessa. Ovviamente speriamo vada bene perché è una cosa che mette un po' ansia della serie, ok, prendi poi non mi piace, cosa faccio? Questa è l'unica cosa che mi mette un po' più d'ansietta. Simi Antoni mi dice: cosa ti senti cambiata rispetto a quando eri una piccola ragazzina di 12 anni? Ovviamente mi sento molto più matura e consapevole di me stessa. Ho superato tante insicurezze dettate sia dal pensiero delle persone, perché comunque io sono cresciuta sui social, diciamo, guardando video su YouTube, facendo video su YouTube, imparando a montare i video, sono cresciuta. Per me YouTube è stato il mio pane quotidiano dai 11 fino ai 16 anni. Quindi ovviamente ricevevo numerose critiche, dato che all'inizio, quando iniziai a fare video su YouTube, era visto un po' come una cosa normale. Adesso YouTube è visto come una televisione virtuale praticamente. Prima non era assolutamente così, venivo presa di mira, venivo presa in giro, ma proprio la consapevolezza che ho acquisito in me stessa mi ha fatto capire che a me non interessa nulla del pensiero degli altri. Uno non può stare male per quel che pensano le persone, anche perché verrà giudicata sempre, 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 sempre. Sia che tu faccia cose buone, sia che tu fai cose cattive. Quindi a sto punto è meglio vivere sereni. Adesso non mi tocca proprio, cioè non mi interessa. Ho imparato ad essere anche un po' più autocritica su me stessa, magari non aspettare sempre di ricevere la critica dagli altri, ma analizzarmi molto di più. Questo mi ha fatto crescere tanto, mi ha fatto acquisire tanta sicurezza in me stessa, sia al punto esterno, quindi si tratta dal punto di vista estetico, e dal punto di vista, chiamiamolo, interno. Luisa Desidero, a quanti anni hai imparato a truccarti bene? Oddio, bene è un parolone. Bene, bene, per me da un anno e mezzo ho proprio preso il mio stile del make-up. Invece da quando ho 14 anni, secondo me, io mi sono sempre truccata benino. Nel senso, rispetto a una ragazzina di 14 anni ai tempi, perché adesso le ragazzine di 14 anni sono molto più avanti rispetto a quando io avevo 14 anni. Mi truccavo già bene per la metà rispetto alle ragazze con cui mi interfacciavo. Sei contenta delle scelte che hai preso nella tua vita? Mi saluto, ti chiamo Martina. Ciao Martina. Sì, sono contenta delle scelte che ho preso nella mia vita. Non tornerò mai indietro perché non sono una persona che ha rimpianti. Se faccio una scelta è quella, punto e basta. Mi frego da sola, ok, ma non torno mai indietro. Quindi no, non mi pento di nulla. Magari, ah, una cosa, magari mi pento di aver frequentato alcune persone, però magari il mio stare male per quelle persone poi mi ha fatto crescere e diventare quel che sono.
E mai pensavo di frequentare l'Accademia dei Trucco, come noi chiede Luisa Tessitore. La ragazza della domanda di prima, sì. Comunque no, perché il trucco per me, il make-up è sempre stata una passione. È sempre stato un modo per migliorarmi, diciamo, per rendermi anche più carina, perché adesso il trucco in arte è ovvio, non direi mai che il make-up non è un'arte, ma è anche un modo per sentirci un po' più confident, più carine, è inutile nasconderci dietro una mano. E quindi no, perché l'ho sempre visto come un hobby rivolto a me stessa, quindi la farei per migliorare me stessa, nel senso per farmi una cultura in merito a questo argomento che mi piace da morire, ma non lo farei mai nella mia vita proprio, non farei la makeup artist. Poi mariambra.malino.07 mi chiede: qual è il più bel ricordo che hai della tua adolescenza? Ma perché l'adolescenza è già finita a 18 anni? Per me no, cioè nel senso io mi reputo ancora un adolescente perché ho fatto a giugno 18 anni, il 3 giugno, e vi ringrazio anche per gli auguri che mi avete fatto, apro e chiudo parentesi. Io sono ancora un adolescente per me, non sono adulta, cioè non mi reputo ancora nel mondo dei grandi o una donna sotto tutti gli aspetti. No, per me sono ancora un adolescente. E il ricordo più bello, boh, ragazzi, penso le amicizie, le pazzie adolescenziali, i primi amori, le prime esperienze. Questo però per me non è ancora fine dell'adolescenza. Poi, pubblicità gratis XOXO. Che rapporto hai con il tuo corpo? E se ti sei sempre piaciuta, come superare le mancanze di autostima? Oddio, questo è un argomento super delicato, perché è un argomento che mi ha toccato fino ai 15, fino ai 16 anni, ecco, mettiamola così. È sempre stato un mio motivo di insicurezza, il mio aspetto estetico. Non mi sono mai piaciuta, mai, perché non mi piacevo esteticamente. E questo è stato per me un motivo di super insicurezza, fino ai 16 anni, diciamo, perché mi sentivo sempre diversa rispetto alle altre. Ora mi piaccio. Sto benissimo con me stessa, ovviamente non al 100%, perché penso che nessuna ragazza, forse poche, siano davvero bene bene con se stesse. Io sinceramente sto bene attualmente con me stessa, mi piaccio e ti dico che come superare le mancanze di autostima? Curati dal parrucchiere. I bei capelli, fatti le unghie, vai in palestra, fai sport, cammina, migliora i tuoi punti deboli, a tal punto da far diventare punti forti. So che è difficile, però una cosa che odio è quando le persone si lamentano e non fanno. Io ero così, mi lamentavo ma non miglioravo. Adesso ho capito che se io mi lamento devo fare qualcosa. Io penso che nel momento in cui tu sai di avere un problema o un punto debole che ti fa stare male, per quanto possa essere difficile, se davvero ti fa stare male, devi migliorarlo. Devi fare dei sacrifici, devi migliorare e poi vedrai. Fammi sapere se magari avrai qualche miglioramento e se ti piacerà davvero. Io ho fatto così e devo dire che io attualmente sto alla grande con me stessa. Ovviamente anch'io ho ancora delle mie insicurezze, non è che io sto super super bene, ma come ti ripeto a tutte le ragazze, nessuno è sicuro di se stessa. Poi, Alessia.Foddis, quando è andato il tuo primo bacio? Oh mio Dio, che ricordi? A 14 anni e mezzo, sì, 14 anni. Baraldi Sofia, cosa ti ha spinto a scegliere come indirizzo medicina? Apro e chiudo parentesi perché la domanda mi viene fatta in tantissime. Io non faccio medicina, faccio farmacia. Faccio farmacia perché lo dico a testa alta, senza nessuna vergogna, proprio perché il parere degli altri non mi interessa. Io a medicina non sono entrata, faccio farmacia ed era il mio piano B, diciamo, era un'altra facoltà che mi piace tantissimo. L'anno prossimo al 90% riproverò il test, magari con una consapevolezza e una preparazione migliore, dato che avrò fatto anche la facoltà di farmacia. Si spera anche per poi convalidare degli esami. Quindi ho scelto medicina perché l'ho sempre, diciamo che la mia scelta principale era medicina, perché è un lavoro che ho sempre voluto fare. Mi è sempre affascinato tantissimo l'aiutare gli altri, essere altruista, sempre stato qualcosa che mi ha affascinato, e quindi questo. Baraldi Sofia, cosa ne pensi che è contro alla LGBT? Allora, io sinceramente sono sicuramente pro, ovviamente. Chi dice che è contro nel 2020 per me è uno scandalo, davvero. Cosa ne pensi di chi è contro? Ma io penso che chi è contro è semplicemente, per carità, magari tra di voi c'è qualcuno che è contro. Dico il mio pensiero perché ognuno può esprimerlo. Secondo me chi è contro sono persone bigotte. Bigotte che non accettano la felicità altrui. Perché alla fine, ragazzi, ma cosa interessa a noi, no? All'amore è amore. Adesso
A me che interessa cosa fanno due ragazzi o due ragazze in un letto o che si baciano davanti a me, ma l'importante a me è che sono felici. Cosa frega a me cosa fanno in un letto in casa loro? Non penso che le persone vengano a fare domande a me su cosa a me piace in determinati momenti, ecco, capiamoci tra di noi. Quindi perché io devo giudicare gli altri? Io penso che il problema in generale della nostra società è che nessuno augura la felicità altrui. Questo è il problema. Perciò chi è contro è semplicemente una persona bigotta che non vuole la felicità degli altri. Questo è quello che io penso. Beh, magari ci verrà un sacco di critiche, però boh. Ma è un discorso davvero ampio e riduttivo, dire quello che ho detto. Cioè, servirebbe veramente un video intero per parlare di ciò, quindi più o meno questo è il mio pensiero. Mi chiedono, hai mai pensato di tagliarti i capelli corti? Allora, io ho sempre portato, fino a 12 anni, i capelli così, ragazzi, sì. E poi, ovviamente, crescendo, ho visto che così sembro una mela e quindi li ho fatti corti. Adesso, ovviamente, li ho super piastrati, super lisci perché sono andata al parrucchiere, quindi sembrano degli spaghetti. Contando che io i capelli ricci mossi erano così e così corti, orribili con la frangetta. Che ovviamente, avendo i capelli mossi ricci, era tutta sempre arruffata, bruttissima. Quindi, appena sono cresciuta, ovviamente, ho fatto crescere i capelli perché li detesto corti. Ho un bruttissimo ricordo. Poi, Anna Maria mi chiede, no, 4 Anna Maria, quindi penso di Anna Maria, mi chiede chi ti ha ispirato ad aprire un canale YouTube. In realtà nessuno, YouTube è sempre stata una passione che è nata da sola, non mi ha mai insegnato niente nessuno, nessuno mi ha mai insegnato a fare i video, nessuno mi ha mai insegnato a fare niente. È sempre stata una cosa che ho imparato da sola perché mi piaceva, era una mia passione. Quindi mi sono ispirata alle ragazze che facevano le creazioni in resina, in film, perché ho iniziato appunto a parlare di quello nel mio canale. Poi Valentina Pone mi chiede, che mi ha fatto un sacco di domande, mi chiede, in un futuro vorresti continuare ad abitare a Salerno? Se la risposta è no, dove? Allora, in un futuro non vorrei abitare a Salerno, mi piacerebbe abitare tipo a Milano, posti così, ampliare un po', diciamo, perché Salerno è una bellissima città, sono completamente innamorata, ma non mi ci rivedo tra 20 anni, mi vedo in un posto un po' più grande, ecco. Che lavoro ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe fare il medico legale, tantissimo, oppure farmacia cosmetica, quindi cura della pelle, tutte queste cose qua. Il tessitore, che mi ha fatto anche un sacco di domande, mi chiede, hai mai avuto amici e amiche false? Tantissime ragazze, tantissime, chi è che non ha avuto delle sue amicizie? Siete fortunate se non le avete avute, io sì, ne ho avute tante. Ma queste delusioni mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto capire attualmente chi sono i miei veri amici, quindi ringrazio a testa alta queste persone che mi hanno fatto soffrire. Alessia Foddis, dopo quanto ti sei messa insieme al tuo ragazzo? Questo è un altro argomento tabù, tramite Instagram mi hanno, tra l'altro penso il mio fidanzato si imbarazzerà quando vedrà questo video, mi hanno chiesto in tantissime domande e notizie sul mio fidanzato, che ho postato delle foto con lui nelle storie, però è giusto che io ne parli perché non sono un personaggio pubblico, perché sarei ipocrita e montata nel dire questa cosa. Però mi seguono diverse persone, su YouTube quasi 30.000, quindi è normale che mi vengano poste queste domande. E il mio fidanzato è talmente opposto da me, è super timido, è uno molto riservato, quindi comunque, dopo quanto ti sei messa? Boh, un mesetto che parlavamo, così. Sì. Adesso rispondo ad altre domande, giusto un'altra schermata di domande e poi basta, perché vi ho fatto una testa così. Voi non vedete perché tagliero, ma io mi sto sedendo, un casino. La prossima domanda è, quando hai preso Stormy? Allora, Stormy l'ho presa il giorno della liberazione e l'ho presa da una signora a Cavag di Baro che vende barboncini, ve lo dico perché me lo chiede sempre, e niente. E mi hanno chiesto anche, sempre questa ragazza, perché l'ho chiamata Stormy e se perde peli. Non perde neanche un pelo, perciò io ho comprato quel cane di questa razza, perché praticamente se, ad esempio, strappo un pelo a Stormy, a lei non ricresce. Ai barboncini, se voi strappate peli, non ricresco, rimane il buco. A loro cresce il pelo dalla parte che tagliate, ad esempio, quando l'ho adatto lettare, non so se ci siamo capite. E perché l'ho chiamato Stormy? Perché Stormy è il nome della figlia di Kylie Jenner e Travis Scott, e a parte che è un nome che mi ha sempre colpito tantissimo, infatti avrei voluto chiamare mia figlia Stormy, poi ho comprato il mio cane, l'ho chiamato così, perché Kylie Jenner è una donna di tanto potere, una donna super famosa, super acclamata. Io aspiro appunto a diventare una donna come lei, di un certo potere, di questo potere, ovviamente non capiterà mai, però
Poi Travis Scott perché ho una passione, a parte per la musica, non in particolare Travis Scott perché non seguo proprio lui in maniera accanita, ascolto le sue canzoni, ma perché comunque di pelle scura ed è una caratteristica che mi piace da morire. E quindi ho visto Stormy, che era la loro figlia, che era mulatta, e ho detto cavolo, tutte queste cose insieme, e poi significa tempesta, tempestoso, e Stormy, il mio cane, in questo caso è stata veramente una tempesta nella vita e mi ha sconvolto, non mi sarei mai aspettata perché è stata una sorpresa per i miei 18 anni, anche se è arrivata prima. Poi, a che età hai iniziato a bere in discoteca ed andarci? Allora, boh, ho iniziato in discoteca dai 14-15 anni. Ho iniziato a fare il primo cicchettino, il primo cocktail da quell'età. Ci sono ancora tantissime domande, ma ho già fatto 30 minuti di registrato, quindi non mi sembra il caso. Quindi spero che questo video di ritorno vi sia piaciuto. E niente, vi mando un bacio. Fatemi sapere appunto nei commenti la vostra impressione, se mi vedete cambiata, cose così. Fatemi sapere quali contenuti volete vedere sul canale, qualcosa di nuovo, innovativo che magari non ho fatto, non la makeup collection come sempre, per favore. E niente, lasciate un bel like se vi piace, seguitemi su Instagram e niente. Vi mando un bacio, grazie per avermi seguito e ascoltato. Ciao!